Pace e bene a tutti i nostri telespettatori. I titoli di questa edizione del nostro telegiornale. Bruxelles. Il Papa condanna la violenza ceca. Messaggio di cordoglio del Papa all'Arcivescovo di Bruxelles. Bus in Catalogna. Il Papa ha dolorato per la perdita irreparabile. Lo scrive in un telegramma di cordoglio al Vescovo di Tortosa, Enric Benavent Vidal. Negli Stati Uniti migliaia di catecumeni saranno accolti nella Chiesa Cattolica a Pasqua. Genocidio di cristiani, storia di una dichiarazione. I Cavalieri di Colombo hanno realizzato un report che ha convinto il segretario di Stato americano a usare quella definizione per i crimini perpetrati dall'ISIS. Padre Lombardi, il documento post-sinodo dopo Pasqua. Casper sarà rivoluzionario. Il direttore della sala stampa della Santa Sede. La presentazione potrebbe essere nella seconda o terza settimana di aprile. Il crocifisso di San Damiano torna nel luogo di origine. Gregoriana, nominato prossimo rettore. Sarà padre Nuño da Silva Gonçalves. Incominciamo il nostro TG con la prima notizia. Bruxelles. Il Papa condanna la violenza ceca. Messaggio di cordoglio all'arcivescovo della città belga. Il Santo Padre condanna nuovamente la violenza ceca che causa così tanta sofferenza e implora Dio per il dono della pace. È quanto si legge in un telegramma di cordoglio del Papa per quanto accaduto a Bruxelles, firmato dal cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, è inviato all'arcivescovo di Malines-Bruxelles, Monsignor Joseph de Quesel. La conferenza episcopale italiana dice angoscia e paura, siamo costernati. Migrantes, la nuova strage del terrorismo non può alimentare le paure in Europa e fermare l'accoglienza. Padre Lombardi, nessuna modifica alla Settimana Santa di Francesco. Passiamo alla prossima notizia. Bus in Catalogna. Il Papa ha dolorato per la perdita irreparabile. Lo scrive in un telegramma di cordoglio al Vescovo di Tortosa, Enric Benavent Vidal. Il Papa, fortemente addolorato nell'apprendere la notizia del tragico incidente a Fregenal, che ha causato la morte di un gruppo di giovani studenti, perdita irreparabile, offre suffragio per le vittime e auguri perché i feriti si riprendano in fretta. Lo scrive in un telegramma al vescovo di Tortosa, Enric Benavent Vidal. Nel telegramma inviato a suo nome dal segretario di Stato Pietro Parolin, Papa Francesco chiede di trasmettere il proprio sentito cordoglio insieme con espressioni di affetto e consolazione per i familiari che sopportano una tanto irreparabile perdita. Papa Bergoglio inoltre prega perché il Signore doni loro serenità spirituale e speranza cristiana. Proseguiamo il telegiornale con una notizia dall'estero. Stati Uniti. Migliaia di catecumeni saranno accolti nella Chiesa Cattolica a Pasqua. Migliaia di persone negli Stati Uniti saranno accolte nella Chiesa Cattolica durante la veglia pasquale del prossimo 26 marzo. In molte diocesi in tutto il paese saranno accolte intere famiglie che, preparate, desiderano ricevere i sacramenti. Afferma il comunicato della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d'America inviato a Fides. L'Arcidiocesi di Baltimora accoglierà 292 catecumeni che riceveranno il battesimo e 516 candidati che riceveranno la cresima e la prima comunione, tra i quali un parrocchiano di 14 anni che ha trovato la fede mentre lotta contro il cancro. Una famiglia intera di 5 persone si unirà a 419 catecumeni e 581 candidati che riceveranno i sacramenti nell'arcidiocesi di Detroit. Circa 80 delle quasi 200 diocesi degli Stati Uniti hanno già segnalato i dati per il 2016 alla Conferenza Episcopale. L'Arcidiocesi di New York accoglierà circa 497 catecumeni e 1116 candidati, mentre l'Arcidiocesi di Los Angeles, la più grande diocesi degli Stati Uniti, accoglierà 1638 nuovi cattolici. Tra le altre arcidiocesi, Cincinnati, 880 candidati e catecumeni. Filadelfia,
Filadelfia, 245 catecumeni e 345 candidati. Boston, 235 candidati e 321 catecumeni. Santa Fe nel New Mexico, 268 catecumeni e 287 candidati. Louisville nel Kentucky, 250 candidati e 214 catecumeni. New Orleans, 174 catecumeni e 217 candidati. Omaha nel Nebraska, 133 catecumeni e 275 candidati. Hartford, 116 catecumeni e 268 candidati. San Francisco, 400 catecumeni. Washington, 1375 catecumeni e candidati. Newark, 1090 catecumeni e candidati. Passiamo alla prossima notizia. Genocidio dei cristiani, storia di una dichiarazione. I Cavalieri di Colombo hanno realizzato un report che ha convinto il segretario di Stato americano a usare quella definizione per i crimini perpetrati dall'ISIS. Lo scorso 17 marzo, il segretario di Stato USA John Kerry ha dichiarato che i cristiani e altre minoranze religiose in Iraq e in Siria sono vittime di un genocidio. È soltanto la seconda volta che gli Stati Uniti hanno usato questa definizione per una situazione in atto. Nell'ottobre 2014, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, rivolgendosi ai capi delle chiese cattoliche del Medio Oriente riuniti a Roma, aveva detto: «Nel caso specifico delle violazioni e degli abusi commessi dal cosiddetto Stato Islamico, la comunità internazionale, attraverso le Nazioni Unite, e le strutture che si sono date per simili emergenze dovrà agire per prevenire possibili e nuovi genocidi e per assistere i numerosi rifugiati». Nel luglio 2015, parlando ai movimenti popolari nella città boliviana di Santa Cruz de la Sierra, Papa Francesco aveva dichiarato: «Oggi vediamo con orrore come il Medio Oriente e in altre parti del mondo si perseguitano, si torturano, si assassinano molti dei nostri fratelli a causa della loro fede in Gesù. Dobbiamo denunciare anche questo. In questa terza guerra mondiale a rate che stiamo vivendo, c'è una sorta, forzo il termine, di genocidio in corso che deve fermarsi». Una risoluzione a proposito del genocidio, proposta dal parlamentare europeo Lars Attaxon, è stata approvata a larga maggioranza dal Parlamento di Strasburgo, con un consenso trasversale ai partiti. Nelle scorse settimane, i Cavalieri di Colombo hanno redatto un report di 300 pagine per sostenere la richiesta della dichiarazione del Dipartimento di Stato americano. Il documento riporta i nomi di 1.100 cristiani uccisi in Iraq dal 2003 e descrive le violenze e le atrocità commesse più recentemente su altre 1.500 persone per mano dell'ISIS in Iraq e in Siria. Il patriarca siro-cattolico Yunnan ha scritto: «Voglio affermare senza alcuna esitazione e dichiarare che i cattolici in Medio Oriente sono stati oggetto di genocidio. Non sono stati tutti uccisi, ma rischiano realmente di essere spazzati via dalla loro patria». L'ex arcivescovo caldeo di Mosul, Amel Nona, ha dichiarato: «Noi chiediamo con forza di riconoscere come un genocidio ciò che ci è accaduto come cristiani dell'Iraq e in particolare di Mosul e nella piana di Ninive». La Conferenza Episcopale Americana, attraverso il suo presidente, l'arcivescovo Joseph Kurz, ha chiesto ai cattolici USA di sostenere la petizione dei Cavalieri di Colombo e ha espresso soddisfazione per la dichiarazione di Kerry. «L'annuncio del segretario di Stato John Kerry è giusto e veramente storico», ha commentato lo scorso 17 marzo il Cavaliere Supremo dei Cavalieri di Colombo, Carl Anderson. «Gli Stati Uniti e il mondo sono uniti in questo e non si volteranno a guardare dall'altra parte». Il concetto di genocidio aveva trovato la sua prima applicazione giuridica nel processo di Norimberga contro i criminali di guerra nazisti, condannati per crimini di guerra, tra cui il genocidio deliberato e sistematico, ovvero lo sterminio di gruppi razziali e nazionali, diretto contro la popolazione civile di alcuni territori occupati al fine di distruggere determinate razze e categorie di persone, nonché determinati gruppi nazionali, razziali o religiosi, in particolare ebrei, polacchi e zingari. Proseguiamo il TG con la prossima notizia. Padre Lombardi, il documento post-sinodo dopo la Pasqua. Casper sarà rivoluzionario. Il direttore della sala stampa della Santa Sede,
La presentazione potrebbe essere nella seconda o terza settimana di aprile. Porterà la data del 19 marzo, ma sarà pubblicata dopo la Pasqua, l'esortazione apostolica con la quale Papa Francesco rilancerà quanto emerso durante i due sinodi in risposta alle attese del mondo di oggi riguardo alla pastorale familiare, a partire dalla richiesta di una maggiore accoglienza verso le coppie irregolari. Lo ha fatto sapere il portavoce vaticano, Padre Federico Lombardi, per il quale la presentazione potrebbe essere nella seconda o terza settimana di aprile. In merito va registrata una battuta, riferisce Lagi, del cardinale teologo Walter Kasper, autore della relazione nel Concistoro del febbraio 2014, che diede inizio al processo di rinnovamento. Il documento segnerà l'inizio della più grande rivoluzione nella Chiesa da 1500 anni a questa parte. Proseguiamo con la prossima notizia. Il crocifisso di San Damiano torna nel luogo di origine. La comunità di San Damiano, ricevuto il benestare delle sorelle Clarisse del Proto Monastero di Santa Chiara d'Assisi e il placet della Soprintendenza di Perugia, comunica un evento davvero eccezionale, pensato dalla comunità stessa in occasione dell'anno giubilare della Misericordia. Nei giorni 15-19 giugno del 2016, il crocifisso di San Damiano tornerà a San Damiano. Nelle prossime ore i frati minori di Assisi annunceranno il programma dettagliato delle iniziative. Davanti a questa celebre icona di stile bizantino prodotta in Umbria nel XII secolo, San Francesco d'Assisi ricevette dal Signore la richiesta di riparare la sua casa. La croce fu trasferita da San Damiano alla Basilica di Santa Chiara nel 1257 dalle suore Clarisse e lì è rimasta fino ad oggi. Passiamo alla notizia successiva. Gregoriana, nominato il prossimo rettore. Sarà padre Nuño da Silva Gonçalves. Papa Francesco ha nominato prossimo rettore magnifico della Pontificia Università Gregoriana, a decorrere dal 1 settembre 2016, il reverendo padre Nuño da Silva Gonçalves, il quale succederà a padre François Javert du Mortier, a conclusione del suo mandato. Nato a Lisbona nel 1958, Gonçalves è entrato in giovane età nella Compagnia di Gesù ed è stato ordinato il 12 luglio 1986. Ha conseguito la licenza in filosofia e lettere nell'Università Cattolica Portoghese e presso la Pontificia Università Gregoriana la licenza in teologia, nonché la licenza e il dottorato in storia ecclesiastica. Dal 1998 al 1999 è stato direttore dell'Ufficio nazionale per i beni culturali della Chiesa, della Conferenza episcopale portoghese, per venire nominato nell'ottobre del 2000 decano della Facoltà di Filosofia dell'Università Cattolica Portoghese. Ha lasciato l'incarico nel 2005 quando è stato chiamato a essere superiore provinciale della provincia portoghese della Compagnia di Gesù. Tornato alla Gregoriana come membro del corpo docente della Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, nell'ottobre 2011 il gesuita è stato nominato direttore del Dipartimento dei Beni Culturali della Chiesa e in seguito decano della stessa facoltà. Ha pubblicato diversi studi sulla storia missionaria portoghese e sulla storia della Compagnia di Gesù. Concludiamo con gli avvisi per coloro che frequentano il nostro santuario. Vi ricordiamo che nel nostro santuario, giovedì santo, la messa in cena Domini sarà celebrata alle ore 18. Alla stessa ora, venerdì santo, avrà luogo la funzione della Passione del Signore. Sempre venerdì alle ore 21 avrà luogo la Via Crucis nel giardino del convento. Alla stessa ora, alle ore 21, sabato santo, avrà inizio la veglia pasquale. La domenica di Pasqua le messe seguiranno l'orario festivo, ore 7, 8, 9, 10, 11, mezzogiorno, ore 18 e ore 19. Il lunedì di Pasqua le sante messe saranno celebrate secondo l'orario feriale, e cioè ore 7, 8, 9 e ore 19. Durante il Triduo Santo, giovedì, venerdì e sabato, al mattino non vengono celebrate le messe. Ci sarà invece in ognuno dei 3 giorni alle ore 8 la recita dell'ufficio divino. Siete invitati a partecipare. Il nostro TG è terminato e ci congediamo da voi con il saluto francescano di pace e bene.